Oggi di un incontro particolarmente interessante e significativo, così come l'omicidio Moro, la strage di Piazza Fontana, la strage di Bologna, non sono ben inquadrati, storicamente dai nostri giovani. C'è raggiunto il presidente dell'Ordine Ottavio Lucarelli, presidente, 55 giorni di speranza ma anche di orrore. Sì. Noi abbiamo ritenuto come Ordine dei Giornalisti della Campania per questa ragione di organizzare due corsi, due appuntamenti, dare un nostro contributo. In queste settimane stiamo vedendo che i giornali stanno facendo ricostruzioni, approfondimenti, questo è il compito che naturalmente il mondo dell'informazione nel momento in cui c'è una ricorrenza di un fatto così drammatico che ha segnato la storia, diciamo, civile e politica del Paese. Sicuramente, io credo che sia importante per tutti, credo che sia molto importante soprattutto per i giovani. Noi vediamo troppo spesso interviste, ricerche in cui i giovani conoscono poco la storia, non dico dell'Europa, ma proprio del nostro paese. Quindi vedere qui oggi, certamente colleghi maturi, ma tanti giovani, vedi quanti giovani ci sono, questo secondo me è il risultato più importante. Aldo Moro. Sì, è un argomento importante perché è il quarantennale della uccisione, del sequestro e dell'uccisione di Moro e della sua scorta. È un argomento importante soprattutto perché è un nodo centrale della storia d'Italia. Il sequestro e l'uccisione di Moro hanno cambiato la storia d'Italia, quindi rientra non in un crimine, in un delitto. Di un esponente politico, ma è un rientra nella sfera invece dei grandi delitti che hanno colpito una prospettiva. È per questo che il caso Moro ci interessa ancora, deve interessarci, e sviscerarlo, capire le interferenze e quali siano state, diciamo, gli interessi che hanno girato intorno a quei 55 giorni è cosa che riguarda tutti noi ancora oggi. Questo è il tema di cui poi discuteremo approfonditamente nella giornata di oggi. È ovviamente un grande tema che investe sia il mondo del giornalismo e sia il mondo della ricerca storica, e l'auspicio è che le due diverse, come dire, anche professioni comincino un dialogo più serrato, perché poi naturalmente anche nel mondo dell'università molto c'è anche da apprendere da chi pratica la professione giornalistica su un tema di grande ricerca storica, certamente. Grazie professore. L'omicidio Moro ha segnato, diciamo, un punto di non ritorno della storia italiana. E cosa ricordo? Beh, io non c'ero in quei giorni, quindi ovviamente ho studiato l'argomento, e è stato il tema della mia tesi triennale, sarà il tema della mia tesi magistrale, e insomma sono qui per sentire un po', sentire le opinioni e le nuove inchieste giornalistiche in corso, e insomma.